Guida completa Coinbase a settembre 2023. Oggi andiamo a fare un tutorial completo e definitivo della guida relativa all'exchange Coinbase. Ciao da Crypto NFT Italia, io sono Luke, ti do il benvenuto all'interno di questo nuovo video. Oggi ritorniamo su Coinbase, diciamo che è un video tutorial di aggiornamento ma definitivo relativo al mese di settembre 2023 di questo exchange incredibile, quindi mi raccomando rimani sintonizzato fino alla fine perché andremo a vedere tutte le varie sezioni relative a questo exchange. Prima di iniziare però, cosa molto importante, lo ribadiamo sempre, ti invito a iscriverti al canale, attivare la campanella delle notifiche, è importante sia per sostenere la community e soprattutto se ti va facci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di questo tutorial, cosa ne pensi di Coinbase, se ovviamente sei già iscritto, ovviamente fallo, registrati. Qui sotto in descrizione trovi sempre il nostro referral link, quindi mi raccomando iscriviti tramite il link che trovi qui sotto perché accederai al miglior bonus del momento. Non ti dico qual è il bonus in questo momento perché ovviamente nel tempo può variare. Altra cosa molto importante, ti invito a ricordarti che noi non siamo dei consulenti finanziari, quindi tutto ciò che viene detto e illustrato all'interno dei nostri video, mi raccomando, è frutto di anni e anni di esperienza in questo settore. Quindi in ogni caso, comunque, non vuole essere un consiglio finanziario. Quindi mi raccomando, ogni investimento fallo in maniera autonoma e soprattutto oculata. Molto molto importante. Allora, andiamo un po' ad addentrarci sulla piattaforma di Coinbase. Se ripeto, se non ti sei già registrato, qui sotto in descrizione trovi il nostro referral link. Una volta che ti sei registrato, questa è l'home page che tu visualizzerai da desktop. Ti invito a scaricare l'app perché è molto comoda e molto smart, soprattutto quando devi fare delle transazioni in maniera molto più veloce e sicuramente eviti di andare ad accendere il computer. Per quanto riguarda la versione desktop, diciamo questa è un po' l'interfaccia, un'interfaccia grafica molto molto semplice, molto intuitiva. Allora, innanzitutto qui trovi una barra di ricerca dove puoi tranquillamente cercare quello che ti serve, qualsiasi cosa. In linea di massima hai il tuo saldo, noi come sempre ricordiamo utilizziamo dei saldi demo, quindi dei conti demo, quindi in questo caso un saldo a zero. Ricordati un'altra cosa, che nel momento in cui fai la registrazione la prima volta ti chiederà la conferma, diciamo, della tua carta d'identità o di un documento valido per identificare e per appunto sapere da dire a Coinbase che sei effettivamente tu. Questo avviene un po' in ormai quasi tutti gli exchange centralizzati. Vediamo qui, per esempio, la prima cosa che ci balza all'occhio è una panoramica delle principali criptovalute che attualmente sono in circolazione. Ovviamente qui tu puoi andare a scambiarle, metti, insomma, vai un po' in base a quelle che sono le tue preferenze. Questi sono i nostri preferiti tra virgolette, ma adesso vediamo come si fa. Poi qui hai tutta una serie di novità relative a magari ad alcune criptovalute emergenti, una sorta di notiziario, chiamiamolo così, giornaliero, che ti va appunto ad aggiornare su quelle che sono un po' le ultime novità. Qui in alto trovi due pulsantoni che sono un acquisto e vendi. Ricordiamo, noi utilizziamo dei conti demo, quindi non lo possiamo fare. Acquista ti dà la possibilità di andare ad acquistare direttamente, per esempio con una carta di credito, la tua criptovaluta, oppure puoi decidere di vendere nel momento in cui tu hai già dei bitcoin e magari li vuoi convertire, ipotizziamo in Ethereum. In questo caso devi cliccare su vendi. Converti invece ti dà la possibilità, scusate ho sbagliato, vendi ti dà la possibilità di scambiare i tuoi bitcoin direttamente con il tuo con i tuoi euro, quindi convertirli, di venderli in euro, ok, di portarli sul tuo portafoglio in euro. Per quanto riguarda converti invece puoi fare, come dicevo prima, scambiare bitcoin, se detieni bitcoin, con un'altra criptovaluta che può essere Ethereum o addirittura per esempio altra, tipo per esempio Tether. Poi hai invia e vendi ti dà la possibilità invece di scambiare criptovalute su altri exchange, su altri wallet. Quindi per esempio invia ti dà la possibilità di selezionare innanzitutto quale criptovaluta tu vuoi inviare ad un altro portafoglio esterno. Qui dovrai inserire l'indirizzo che ovviamente dovrai copiare dal portafoglio esterno e copiarlo qui. Ricevi l'operazione inversa, ok? Quindi darai la possibilità sostanzialmente di ricevere sul tuo portafoglio Coinbase, per esempio Bitcoin, da un altro portafoglio esterno. Ok, tutto molto molto semplice. Poi, come puoi vedere sulla sinistra è una barra, qui trovi, oltre alla pagina iniziale dove siamo attualmente, trovi i miei asset. Sostanzialmente ti dà la possibilità anche qui di avere una panoramica un po' più
addentrata un po' più specifica di quello che è il tuo portafoglio, il tuo wallet. Ok, in questo caso ricordiamo il nostro portafoglio a zero. Ricordo un'altra cosa molto importante: se non lo sai, Coinbase ha messo a disposizione per chi lo vuole un piano di accumulo. Piano di accumulo significa che tu in maniera ricorrente dovrai andare a inserire tutta una serie di criptovalute o una criptovaluta all'interno di questo piano di accumulo. Ovviamente si accumulerà nel tempo e ovviamente poi potrai andarlo a riscuotere nel tempo. C'è la sezione scambia, qui hai tutta una panoramica di quelle che sono le criptovalute presenti su questo exchange, ok? Quindi puoi fare uno scambio semplice dove qui poi, come dicevo prima, se vuoi vederlo poi all'interno della tua home page, basta che metti tra i preferiti, clicchi sulla stellina, per esempio sulla criptovaluta che magari vuoi tenere monitorata. Se clicco per esempio su Bitcoin, qui diciamo mi dà una panoramica di quello che è il grafico completo di tutta la criptovaluta. Ok, poi ovviamente qui ci sono sempre i soliti pulsantini che in questo caso ti danno la possibilità di acquistare, vendere o convertire direttamente questa criptovaluta. Ok, poi non entro troppo nel dettaglio di cose magari un po' più tecniche, è giusto per avere una panoramica generale di come funziona questa piattaforma. Oppure le opzioni avanzate che poi magari le facciamo vedere in un altro tutorial a parte. Comunque sappi che in questo caso hai tutte le criptovalute e puoi andarle a scambiare. Poi c'è la sezione guadagna. La sezione guadagna ti dà la possibilità di mettere in staking alcune criptovalute. Se non sai che cos'è lo staking, è la possibilità di andare a, diciamo, bloccare una determinata criptovaluta, per esempio Solana, ad un tasso di interesse e riscuoterlo dopo X mesi, ok? In questo caso su Solana c'è un tasso di interesse, quindi quando leggi API vuol dire tasso di interesse annuo, e appunto ti dà la possibilità in questo caso di andarlo a depositare. Tempo di detenzione in questo caso sono 142 giorni per avere un rendimento su base annua del 4,35%, che comunque non è male. Poi hai dei premi di apprendimento che ricordiamo adesso noi non possiamo fare perché dobbiamo verificare l'account. In questo caso, se tu hai l'account verificato, praticamente Coinbase mette a disposizione degli incentivi tramite delle operazioni da fare durante l'arco del tempo. Per esempio, banalmente ti dice di acquistare una determinata criptovaluta. Se tu lo fai, in quel caso sbloccherai per esempio dei bonus che molto spesso sono bonus anche in termini economici in euro. Poi hai il Web3, che in questo caso si collega ad altri portafogli esterni. Vi dico uno dei più famosi, per esempio, conoscerete sicuramente PancakeSwap, perché lo vediamo, anzi ve lo accenno, c'è la possibilità di scaricare Coinbase Wallet, che è un wallet esterno, quindi non all'interno, diciamo, online in rete, dove addirittura puoi custodire tu in maniera autonoma le tue credenziali, ok? Anche qui non entro troppo nel dettaglio, sappi che Coinbase ha messo a disposizione un wallet suo, separato da quello ufficiale da coinbase.com, che appunto ti dà la possibilità di addirittura mettere al sicuro le tue chiavi per i fatti tuoi in sostanza, ok? Senza dover accedere tramite per esempio internet. Poi, se vado su altro, ho la possibilità di fare del trading avanzato, quindi anche qui, se sei un esperto di trading, clicchi qui e ti si apre un'altra schermata dove puoi addirittura fare del trading avanzato. Adesso vediamo se riesco a fartelo vedere. Ok, qui appunto ho la possibilità di accedere a Coinbase semplice o opzioni avanzate. In questo caso ti fa vedere tutto il grafico del trading. Abbiamo fatto dei tutorial, non sto qui a farvi vedere come funziona il trading. Piano di accumulo l'abbiamo visto, e poi c'è Coinbase One, che è una delle ultime novità di Coinbase, dove in sostanza ha messo un servizio che in questo caso per 30 giorni è gratis, dopodiché passa a 24,99 euro al mese, e in questo caso ti dà una possibilità di avere degli avvisi magari anche esclusivi, quindi riguarda più coloro che magari secondo me fanno trading, per avere appunto dei tassi potenziati, in questo caso massimo pari a 11,72%, e poi appunto hai una serie, fai trading in modo più intelligente provando per 90 giorni strumenti di ricerca sulle criptovalute su Messari Pro, che è un sistema insomma tipo di alert per intenderci. Poi c'è una sezione dedicata totalmente agli NFT, quindi una sorta di marketplace dove per esempio tra i vari puoi andare ad acquistare CryptoPunks, che è uno magari dei più famosi che conoscerai, e poi c'è la possibilità in questo caso di accedere alla campanella delle notifiche. Qui hai tutte le varie notifiche
che appunto hai settato tu dalle tue impostazioni. Se non ti piace avere tutte queste notifiche, vai qui sull'omino in alto a destra dove magari troverai la tua foto e in questo caso basta andare su impostazioni e qui hai la possibilità di andare a modificare tutte le varie notifiche che tendenzialmente ti arrivano di volta in volta. Qui in realtà sulle impostazioni puoi andare a gestire tutta un'altra serie di accessi, tra cui per esempio la sicurezza, la gestione di dispositivi, quindi qui puoi vedere dove accedi, chi accede oltre magari te da desktop, magari sei entrato dal telefono, dallo smartphone, qui lo puoi vedere. C'è la possibilità di impostare i tuoi metodi di pagamento, in questo caso noi non l'abbiamo, ma qui ovviamente li puoi aggiungere. C'è la possibilità di vedere i limiti del tuo conto, quindi in questo caso di base su un livello 2 hai questi limiti, prelievi PayPal per esempio fino a 20.000 euro al giorno, che comunque non sono pochi, e poi hai altre, puoi addirittura settare il tuo profilo, eccetera, eccetera. Ok, quindi diciamo questo è una sorta di pannello di controllo. Quindi signori, spero che con questo video vi abbiamo un po' chiarito le idee, perché ci avete chiesto un tutorial specifico su Coinbase. Per questo video è tutto, fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Da Luke è tutto.